Si è da poco concluso il primo allenamento. Diciamo che chiaramente non si possono trarre grandi indicazioni, è stato un allenamento più che altro per fare uscire la squadra davanti ai tifosi, tanti presenti e molto composti hanno assistito al primo allenamento. Se proprio vogliamo cogliere qualche indicazione positiva, direi Kier, che ha partecipato alla partitella, quindi vuol dire che l'infortunio è superato. E Adli devo dire che si è mosso, per quello che ho visto nella partitella a campo ridotto, molto 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 bene. Direi che il ragazzo promette, promette molto molto bene. Mi piace la conduzione di palla, molto sveglio, molto dinamico. Diciamo che è quello che mi ha intrigato di più, diciamo, nella prima scorcio di partitella. Rebic, il mio idolo, il mio psicopatico preferito, c'era tranquillo, con una bella forma fisica. Pobega, una stazza molto, molto veramente presente fisicamente. Niente, queste diciamo sono le indicazioni, mancavano molti, ovviamente, molti nazionali, senza contare chiaramente quelli che aspettiamo saranno i primi acquisti. Ora la gente sfolla, qualcuno rimane davanti all'ingresso di Milanello a fare cori, sperando magari che esce qualche calciatore, ma io credo si fermeranno a pranzo, poi usciranno nel pomeriggio, penso. Almeno che non si fermi, non è in ritiro, già oggi è il primo giorno. Niente, una bella mattinata a Milanello. A seguire, a rivedere il nostro mister che ha salutato tutti. Nuova divisa d'allenamento. Le indicazioni che ho potuto trarre, diciamo, sono queste qua. Quelle di un bel Adli che mi dà subito, così, subito un'impressione molto, molto, molto positiva. E poi vedere fisicamente bene Kier, già bello asciutto in partitella, Rebic, Pobega. Diciamo che come partenza non è stata male, non ho visto un'aria, diciamo, ho visto una bella positività, anche nei tifosi, tanti ma molto composti. Adesso fanno qualche coro davanti all'ingresso, ma tutto molto tranquillo. Il fresco ha aiutato, non si schiattava di caldo, diciamo. E adesso ci aggiorniamo, torniamo e vediamo ci tuffiamo nel mercato sperando che la prossima volta che saremo a Milanello ci siano quelle 3-4 facce nuove che serviranno per fare una grande stagione. Da Milanello è tutto, Bandito Rossonero vi saluta, iscrivetevi al canale, Forza Milan sempre. Ciao ragazzi!